È venuto a trovarci in Gazzetta Edoardo Affini, campione di tutto quest'anno, campione di quasi tutto, campione italiano under 23 su strada, a cronometro, campione a cronometro europeo, ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo, insomma ha fatto tantissime cose, ha vinto anche la prima maglia rosa del giro under 23 e siamo felici di averlo qui in Gazzetta e la prima cosa che gli chiediamo è cosa gli rimane di quest'annata veramente straordinaria. Ma sicuramente mi rimangono tutte le belle emozioni, tutti i bei ricordi che sono riuscito a costruire quest'anno. E sì, queste belle vittorie sono la parte un po' più corposa della stagione, ecco, anche se dopo ci sono sicuramente altre belle prestazioni che sicuramente ricorderò. Beh, le belle prestazioni per esempio sono state un secondo posto che poteva essere anche qualcosa di più al Tour dell'Avenir, sì. Però magari lo ricordiamo per chi magari non mastica ciclismo tutti i giorni, è l'accademia del grande ciclismo per i giovani. Insomma. Una sorta di Tour de France per l'anno 23. Esatto. E quindi insomma un secondo posto e un piazzamento in una tappa importante, insomma è stato qualcosa di molto molto grande. E poi c'è comunque stato anche un quarto posto con tanto rammarico anche per un infortunio pesante al mondiale di Innsbruck a cronometro. Sono queste due forse le due pecche di una stagione comunque perfetta. Cioè, io penso alla gente, insomma spesso molti corridori dicono ho vinto una maglia, quest'anno è una stagione incredibile, tu ne hai vinte tantissime. Ma sì, sono un po' le due, come hai detto te, pecche tra virgolette, nel senso che sì, il mondiale onestamente sono andato là con l'idea di provare a giocarmi la maglia, di giocare una medaglia d'oro. Però insomma un quarto posto che comunque un filo di rammarico perché appena giù dal podio, ma è sempre penso una grande conferma dopo una stagione come quella che è stata appunto. E il secondo posto al Tour de l'Avenir, anche lì un piazzamento importante che ha dato sempre continuità a tutta la stagione. Edoardo Affini è specializzato nel cronometro e ne ha vinte tantissime quest'anno, però c'è stata anche una grande perla, cioè aver vinto il campionato italiano su strada con un'azione incredibile, cioè la partenza più o meno 1,5 km dall'arrivo da un gruppetto eravate. Ma sì, penso anche 4 km un po' più lunga. Ed è una cosa strana perché Edoardo, adesso magari ce lo può raccontare, correndo per una squadra olandese era da solo, non aveva compagni di squadra in questa gara, eppure è riuscito a vincerla per distacco. Sì, sì, sono partito da solo campione italiano perché la mia squadra olandese, io sono l'unico appunto italiano in squadra e è stata una corsa un po' particolare, sono andati via 40 corridori all'inizio, sembrava non si prendessero più, poi invece con un'azione in 3-4 siamo riusciti a rientrare, da lì la corsa è riesplosa di nuovo e ci siamo trovati nel finale in circa 10-15 agli ultimi 10 km. E da lì ho cominciato a giocare le mie carte cercando di attaccare perché so che non sono velocissimo e al terzo scatto è andata bene, sono riuscito ad andare via. E l'ultima cosa che gli chiediamo ovviamente sul futuro, l'anno prossimo sbarcherà nel gota del ciclismo mondiale perché è stato preso da una squadra World Tour, la Mitchelton Scott, ti chiediamo anche che effetto ti fa pensare che tra pochi mesi ti confronterai con i ciclisti del calibro di Simon Yates, Adam Yates nella tua squadra, ma poi anche tutti gli altri insomma del giro del World Tour. Fa uno strano effetto. Penso comincerò a capire meglio che ci sono dentro veramente dal primo ritiro con la squadra, perché per adesso sembra ancora tutto tra virgolette normale, sarà normale anche dopo, ci sarà sicuramente comunque un salto di categoria che devo fare e anche un salto magari di abitudini, di nuove cose da imparare, ma penso che sì, penso appunto la parola giusta sia imparare per l'anno prossimo, cercare di apprendere il più possibile dai campioni che hai detto e pian pianino cercare di costruirsi.